Allora, oggi vi spiego, ragazzi, l'hanno detto, vi spiego come poter vivere con 300 euro al mese. Apro una parentesi. Vivere con 300 euro al mese si può, c'è tantissima gente che vive con 300 euro al mese e una delle cose che veramente la gente non riesce mai a capire quando io faccio dei video, vivere con 500, vivere con 300 o vivere anche con 400, è che la gente pensa che uno che vive con 500 euro al mese, spendendo 500 euro al mese, uno che vive spendendo 300 euro al mese, come in questo caso, sia una persona povera. Sbagliato? Sbagliato? Il 99% della gente che vive con 300, con 400, 500 euro è piena di sghei, è piena di soldi. Vivono con 300, 400, 500 euro al mese perché sono dei spilorci, o taccagni, o accumulatori, o pioche maestra, come dicono da me, ok? Quindi non è che uno che vive con 300 euro al mese, 400, no, vive perché. Come si può vivere con 300 euro al mese? E perché vivere con 300 euro al mese? Uno può anche decidere di vivere con 300 euro al mese guadagnando magari anche 1500 euro perché decide di mettere via 1000-1200 euro al mese e poter accumulare un patrimonio per poi avere e poter fare delle cose. Apro una parentesi, chi vive con 3, 4, 500 euro al mese continuerà sempre a vivere così, cioè non è che se uno è un taccagno oggi domani diventa uno spendaccione, però ognuno nella vita fa quello che vuole. Vuoi vivere con 300 euro al mese? Ti insegno come fare. Apro una parentesi, con 300 euro al mese già fai fatica a venire al raduno che faremo il 24 marzo a Rovato, poi vi metto sotto il numero di Franco, faremo un pranzo eccezionale, ragazzi, è tipo matrimonio, con 35 euro praticamente due primi, due secondi. Ho visto che a parte lasagne, il secondo ha messo dentro anche il fritto misto, addirittura arrosto, fritto misto, sembra un pranzo nuziale. Poi vi metto sotto perché ci abbiamo ancora una decina di posti, non di più, quindi telefonate a Franco perché sennò sono cavoli. Allora, 300 euro al mese. Per vivere con 300 euro al mese devi rinunciare a delle cose. È chiaro che per vivere con 300 euro al mese, punto 1, devi avere la casa di proprietà e non devi pagare mutui ed affitti, perché se paghi già un mutuo e un affitto non vivi con 300 euro al mese. Punto 2, con 300 euro al mese devi rinunciare alla macchina sicuramente, perché la macchina ti costa troppo. Poi con 300 euro al mese al massimo tenerti un motorino, così giusto per gli spostamenti, ma la cosa fondamentale è usare le gambe, qualche mezzo pubblico o la bicicletta. Perché quello che costa effettivamente oggi sono tre cose. Uno è il riscaldamento, e poi andiamo a vederlo. Due è i mezzi, le auto, e tre il mutuo e la casa. Quindi se inizi a eliminare il discorso di mutuo affitto, quindi è la casa di proprietà, se elimini la macchina e tolto la terza spesa fondamentale, la quarta spesa fondamentale che hai, la terza spesa fondamentale che hai è il discorso del riscaldamento, che se uno vuole vivere con 300 euro al mese, non capisco perché uno deve stare in una situazione di freddo. Potresti tranquillamente trasferirsi in un paese dove il riscaldamento non c'è, Spagna del Sud, Canarie, Marocco, Algeria, Tunisia, la zona di Alicante, Valencia, dove il riscaldamento praticamente non ce l'hai a parte uno o due mesi. Effettivamente per spendere 300 euro al mese dovresti fare due cose. Uno, stare fuori di casa più possibile, in modo tale che praticamente non usi riscaldamento. E due, cercare di metterti una stufetta a legna, qualcosa. E quindi, o una stufetta a pelle, qualcosa. Quindi devi comunque risparmiare sul discorso di riscaldamento. Al massimo ti metti una coperta in più. Ti avvantaggia il fatto se tu hai comunque un loculo molto piccolo, perché un loculo molto piccolo
è comunque facile anche da riscaldare. Poi, se uno vive con i genitori, non spende neanche quello del riscaldamento. Però, vedendo le bollette che oggi arrivano, io ve l'avevo detto a novembre, e ho avuto ragione anche stavolta, cosa vi avevo detto a novembre? Che il peggio era passato dal punto di vista del gas. Tanto è vero che quando stava a 150 dollari, a 150 euro al chilowattora sulla borsa di Amsterdam, e stava a 6 dollari in America il natural gas, oggi, ieri, ha perso il 14%, è andato a 2,5 rotte, è praticamente crollato. Poi c'è il discorso che comunque ci speculano, però avete visto che da febbraio le bollette e l'elettricità calerà del 40%. Dovrebbe calare del 95%, perché siamo a prezzi di 4 anni fa. Poi c'è la speculazione, però non sono arrivate delle bollette esagerate, non sono arrivate delle cose fuori di testa. Quindi, se uno è un po' accorto, riesce a colmare quel discorso lì, ripeto, meno stai in casa, meno usi riscaldamento. Alla sera arrivi ed è su una fiammata per scaldare, comunque, mediamente, tenendo presente che nel periodo estivo non lo usi, non spendi quanto spendi di riscaldamento. I mesi invernali puoi pagare magari una bolletta, non esagerando, di 200, per dirti, però hai 300 d'estate. Puoi abbattere molto, ripeto, dal mio punto di vista, se ti fai dell'energia alternativa, come può essere la legna o qualcosa. Io vivevo da mia nonna quando ero piccolo, non c'era riscaldamento in casa, avevamo solo nella cucina una stufa legna dove praticamente si faceva da mangiare e ci si riscaldava. Quindi, cioè, ho vissuto così, non è che uno per forza deve avere, può avere una stufa legna, e il prezzo comunque diminuisce. Quando tu hai battuto il discorso della casa, del mutuo e di tutte queste cose qua, buttiamoci via 100 euro, 100 euro magari per il discorso magari elettrico, di riscaldamento, mettiamone via anche 150, 100, 150. Ti rimangono circa 200 euro. Con 200 euro una persona può comunque tranquillamente, ti fai un piccolo orticello, inizi a mangiare. Generalmente molti di questi che vivono con 300 euro al mese sono vegetariani per taccagneria. Quindi, avendo un'alimentazione magari un po' più di frutta, verdura, vegetariana, con 200 euro ci puoi stare. Ci puoi stare dentro, non spenderai 300 euro al mese, spenderai 350, però più o meno il prezzo è questo. È chiaro che se vivi con 300 o vivi con 500 euro al mese, lo decidi di fare questo magari per anni per risparmiare o che ne so, è chiaro che poi devi rinunciare a discoteca, amici, aperitivi, bar, caffè, sport, non vai di certo a giocare a tennis, a golf, cioè, allora, e devi rinunciare a tutto devi rinunciare. È chiaro che poi il tuo sport diventa camminare, fare una corsetta, camminare in città se abiti in città, io direi che per 300 euro sarebbe buono che non vivi in città, perché così magari puoi avere un piccolo orto, qualcosa per coltivare. Inizi il tuo sport è camminare al lago, camminare al fiume, camminare al bosco, camminare che cazzo ne so, in pianura. Certo, lo sport è quello, non spendi niente. Chiaro che se vivi con 300 euro al mese hai sempre quelle 2-3 magliette, quel paio di jeans, quel giubbetto magari che usi da 20 anni. Chiaro che devi rinunciare a tutto, ma puoi vivere con 300 euro al mese. È chiaro che non prendi e parti e te ne vai, che cazzo ne so,
a fare il weekend a Siviglia e ti affitti la macchina e vai in albergo. Cioè, è chiaro che facendo così rinunci a un sacco di cose, però puoi vivere con 300 euro al mese, puoi vivere con 300 euro al mese. Cioè, c'è tantissima gente, cioè, che anche al mio paese vive con 300, anche con 200 euro al mese. Cioè, conosco gente che vive anche molto di meno di 300 euro al mese, che vive in casa con i genitori da una vita, cioè hanno 40, 50, 60 anni, e in un mese spenderanno, se è tanto, spenderanno 100 euro, se è tanto. Quindi si può vivere, chiaro, è una vita monotona, piatta, cioè una vita così, cioè fatta di stare lì, il girettino fuori casa, il girettino al lago, il girettino nel bosco, è una vita così, una vita piatta. Certo, non puoi andare in giro col BMW Z4, non puoi andare in giro con l'M3, non sarai sicuramente contornato da PSDS, perché la PSDS, guarda, cioè il PSDS vero, quello frumoso, le frumos fuoco, guardano il cash, non è che uno può, però effettivamente uno può vivere, puoi vivere tranquillamente 300 euro al mese, dipende dalle scelte che uno fai. Certo, se vivi con 300 euro al mese, non venire alla mangiata che farai tu, perché già ti costa troppo. Allora ragazzi, 24 marzo alle 8 facciamo questo raduno al Boutiquette a Rovato, telefonate a Franco che vi metto sotto il numero di telefono, ok? Ciao a tutti ragazzi.